sta muovendo con grande agilità, Sala. Un po' di esperienza nell'apparecchiare e sparecchiare tavola. Maiorino, Sala ha già portato i secondi. Eh beh, ma è giusto che ognuno faccia la sua parte, ma poi io sono qua ogni anno, quindi so bene come ci si deve dividere i compiti. L'importante è che si lavori tutti in una buona organizzazione. Una battuta sulla chiusura della stazione di sera, visto che questo è un pranzo per i senza tetto, si può pensare di tornare invece alla vecchia gestione, cioè tenerla aperta? Ma io credo che sia una scelta sbagliata quella, perché poi alla fine l'importante è potenziare comunque i luoghi di incontro, sapendo che la via maestra è quella dei posti notturni. Noi abbiamo più che raddoppiato in questi anni i posti notturni per i senza tetto nel periodo invernale e credo che abbiamo fatto molto bene. Lei oggi è in quota società civile o candidato sindaco? In quota Il Giornale, quotidiano di informazione nazionale. Guarda, la solidarietà da qualsiasi punto di vista è una cosa importante, simbolica, ma fa stare meglio, serve più a noi che a loro. Detto che comunque i simboli sono importanti, oggi in questa sala c'è lo specchio dei nostri fallimenti, dei fallimenti delle famiglie, dei fallimenti dello Stato, dei fallimenti della politica, e quindi ogni tanto guardarli in faccia può essere utile per trovare delle soluzioni. Io non credo che la soluzione possa essere i 400 euro famiglia. Quando lo Stato chiede ai privati di fare lo Stato vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Porto via con me la sensazione di un'organizzazione capace di mobilitare grandi risorse per affrontare l'enorme disagio che c'è nella nostra città. Milano può essere capitale dell'innovazione, ma deve essere anche capitale della solidarietà. Ci sono ancora vastissime aree di disagio, le case popolari prima di tutto e certamente il mondo dei senza tetto. Quindi bravi City Angel. Qui c'è un pezzo di città che di solito è poco rappresentato anche dalla politica. Che Milano ha in mente per loro? Noi dobbiamo investire ma 10 volte tanto quello che ha fatto la passata amministrazione per rimettere in ordine le case popolari e assicurare a tutti una casa decente. Questo prima di tutto, indico dove si possono trovare le risorse, che devono essere tante, almeno 200 milioni all'anno. E poi lavoro, lavoro e ancora lavoro, perché solo il lavoro dà poi dignità a tutti.